anzi vi chiedo scusa per la data, che è 23, lo so, ognuno di voi, ognuno di noi abbiamo tante cose da fare, e siamo vicino alla vigilia, quindi è normale, però credo che oggi dovevamo incontrarci per almeno parlare di tutta questa questione porto e di fare un po' di chiarezza. Noi come partito già siamo stati chiari negli ultimi anni sulla questione porto, per la realizzazione di questo porto. Sugli eventi che sono accaduti in questi giorni abbiamo già espresso il nostro pensiero nei vari comunicati stampa, però ci tenevo ad avere qua sia il sindaco e l'onorevole Magorno, così meglio di me sapranno chiarire le varie situazioni. Non mi allungo, così diamo subito la parola al signor sindaco, dottor Gaetano, così parliamo un po' su tutte le cose che stiamo vedendo in questi giorni. Va bene? Sì. Oh, perché c'è bisogno? Vabbè, se avete la voce forte. Io sono molto soddisfatto, anche perché il partito al quale sono iscritto è un periodo che si interessa molto a me. Vedo sulla stampa che ci sono molti, come dire, molti articoli che riguardano la conduzione sia a livello dell'amministrazione comunale e sia per quanto riguarda questa vicenda porto. Più vicino. E quindi da questo punto di vista sono, come dire, molto contento, perché essere c'è qualche telefono acceso, sta disturbando. Diciamo che sono quindi abbastanza sollecitato sulla stampa. Mi ricordo c'è qualche telefono che dà fastidio. Io ringrazio, e anche al mio segretario regionale ringrazio dell'attenzione che mi è riservata. Devo dire che la stessa attenzione su questa vicenda porto, nonostante le mie ripetute sollecitazioni, non sono venuti dalla presidenza della giunta regionale, nonostante lettere, nonostante sollecitazioni anche verbali, non ho avuto assolutamente alcun tipo di riscontro, almeno per quanto riguarda gli ultimi mesi. La situazione è una situazione che voi sicuramente lo vedete con grande tranquillità. C'è uno scempio sotto il lungomare di Diamante da anni. Abbiamo fatto fino adesso molte parole e molte chiacchiere tutti quanti. Mi ricordo che c'era una volta una canzone, c'era uno che cantava e quello di dietro che diceva parole, parole, vi ricordate? C'era una canzone, non mi ricordo che la cantava. Mi ricordo un pochino quella canzone, molte parole, lettere, non vi dico quante lettere. Tavoli tecnici, tavoli non tecnici, incontri politici, ma la situazione è quella che voi tutti quanti vedete. È evidente che è venuto il momento di prendere delle decisioni che devono essere, almeno per quanto riguarda l'amministrazione comunale, dobbiamo prendere delle decisioni importanti, definitive, su questa vicenda. Non possiamo più giocare la palla a centrocampo, dobbiamo cercare di fare gol, se ci riusciamo. Non è una situazione facile. Io non ho nessun tipo di non ho niente da dire né contro la ditta. Io tra l'altro, sapete bene, ho
un rapporto anche amichevole con il responsabile di quella ditta che conosco da moltissimo tempo. Non ho nessun tipo di accredine neppure nei confronti dell'ente Riccione. Ritengo soltanto che noi dobbiamo a questo punto difendere i cittadini di Diamante, la comunità che non può più sopportare quello scempio. Si è costituito, quando ho visto che la situazione era una situazione che non andava bene, dopo il mese di giugno-luglio, ho ritenuto di nominare un legale di Diamante che seguisse tutte le procedure legate a questa vicenda. Abbiamo ritenuto il Consiglio Comunale all'unanimità di nominare una commissione consigliare che è stata votata in Consiglio e che ha fatto, a parer mio, un buon lavoro, i cui risultati ancora non sono noti perché saranno resi noti al Consiglio Comunale che si farà il 27 di dicembre. Ho avuto delle interlocuzioni importanti con il LUP, con il dottore Luigi Zinno a Catanzaro. Ho scritto una lettera il 17 ottobre e un'altra lettera 3 giorni fa, in cui lo sollecito a prendere le decisioni che gli competono, essendo lui l'unico responsabile per legge e per convenzione per risolvere questa problematica. Abbiamo avuto parecchie riunioni nell'ambito del comune, tra noi nella maggioranza consigliare, tra consiglieri comunali, per definire la linea da seguire nel Consiglio Comunale del 27, e abbiamo raggiunto una intesa di massima, anche se su queste problematiche evidentemente ci sono delle sensibilità diverse, delle vedute diverse, è normale. E certamente nel Consiglio Comunale del 27 sicuramente prenderemo delle decisioni, o quantomeno letteremo una linea di condotta che non vuole essere, badate bene, contro qualcuno nella maniera più assoluta, una linea di condotta che porti la Regione, che è il nostro interlocutore principale, ad assumersi le proprie responsabilità per fare sì di sbloccare questa situazione. E se la Regione per qualche motivo non è nelle condizioni, non è in grado di risolvere in qualche modo questo problema, noi eventualmente potremmo anche essere pronti come Comune di Diamante a prenderci noi quest'onere e a far sì che quell'area possa ritornare nella disponibilità della comunità di Diamante. Questo in estrema sintesi è quando io posso dire con molta chiarezza e con molta franchezza, perché ritengo che la situazione non sia certamente oltremodo sopportabile così com'è. Così com'è. Adesso è il tempo non più delle chiacchiere, ma delle decisioni. No, poi credo che ci sarà un intervento di chi vorrà intervenire. Io volevo semplicemente dire pochissime cose. Intanto ricordare ai cittadini di Diamante come nasce questa vicenda che riguarda il porto di Diamante. Nasce nel 1999. Io con molta franchezza mi espressi, c'è qui l'ex sindaco, si ricorda la mia posizione, c'era una maggioranza in cui c'era anche l'attuale sindaco in maggioranza all'epoca, mi espressi esprimendo molte perplessità
verso la tipologia di progetto, lo ritenevo un progetto invasivo. Chi si ricorda se Mario rimette a Terre Diamante il tavolo in cui fu presentato quel progetto, certamente non mi troverà, io ero nelle provvie della sala dei pensionati, perché non trovavo questo progetto, un progetto, come dire, utile per la nostra città. Io avrei sempre immaginato che Diamante aveva bisogno di un molo d'attracco, per un piccolo porto turistico, ma non di un progetto così invasivo. Dicevamo che poi sono diventato sindaco, l'unica possibilità che avevamo, si era andati avanti con l'appalto, con una serie di cose messe in atto dalla regione, è evidente che non abbiamo potuto fare altro. Ricordate tutti le vicende di quell'epoca, anche le cose che sono accadute in quei mesi, in quegli anni, proprio in virtù della questione del porto di Diamante. Siamo andati avanti e nel 2011 sono incominciati i lavori. Dissento dal sindaco sul giudizio sul presidente della regione. E ricordo che sono accadute due cose che ci consentono ancora oggi di poter parlare di questo porto. Il primo è che il Presidente della Regione personalmente si è recato al VIA pretendendo che il progetto, o meglio la variante al progetto, fosse approvata e si potesse dare vita all'iter che ancora è in corso e che può portare in un modo o in un altro alla realizzazione del porto nella nostra città. E poi per un lavoro che è stato fatto con il demanio nazionale, lo ricordo a me stesso, ne sono stato protagonista, siamo riusciti a farci dare al demanio marittimo tutte le zone demaniali, comprese quelle del porto, che ci consentono di guardare con serenità la vicenda dei beni che sono demaniali ma che sono nella piena disponibilità del porto. E con questo io penso che è venuto il momento, a ragione del sindaco, che questa vicenda trovi una, come dire, a me dispiace molto, voglio ringraziare la segretaria del Partito Democratico di Diamante per avermi dato la possibilità di poter dire la mia e di tentare di dare un contributo. Il sindaco dice di aver letto sui giornali alcune questioni che riguardano anche alcune mie esternazioni, se così le vogliamo dire, beh, insomma, continuo a dirlo, tra il parlamentare della città, che appartiene al Partito Democratico, e questa amministrazione dove c'è il Partito Democratico, non ci sono da un bel po' quei contatti che consentirebbero a me di fare meglio e di dare meglio il mio contributo per la città. E credo anche all'amministrazione di poter usufruire di una, diciamo, di una posizione istituzionale che può consentire di dare più forza all'azione amministrativa, ma questo anche al di là dell'appartenenza dello stesso partito politico. Io ritengo che se c'è in una città un rappresentante istituzionale, beh, quel rappresentante istituzionale ha il dovere di intervenire a favore della città, ma chi governa ha ancora di più il dovere di avere con chi rappresenta la città ad alti livelli un rapporto continuo, un'utilizzazione continua della ruolo istituzionale. E anche sulla questione del porto, io ho letto nei giornali, non sono stato chiamato dall'amministrazione comunale, ho visto quello che stava accadendo e ritengo, se mi posso permettere, del mio contributo, che condivido le preoccupazioni dell'amministrazione e che deve essere chi governa la città, che è stato votato dai cittadini di questa nostra comunità, a mettersi a capo dell'amministrazione, a capo dei cittadini, a capo della gente, a capo di chi vuole stare insieme ad una battaglia per la realizzazione del porto, prendendo lei l'iniziativa, senza delegare ad altri
quello che invece deve fare la maggioranza, perché per questa ragione la maggioranza è stata votata, per occuparsi delle questioni che riguardano la città, che riguardano tutte le varie sfaccettature del governo di una istituzione, anche per quanto riguarda la questione del porto. La mia posizione è chiara, netta, ed è quella che diceva anche il sindaco in parte: prenda l'amministrazione l'iniziativa di riprendersi tutta la procedura che riguarda il porto di Diano, e faccia, perché lo può fare, tutto quello che ritiene di dover fare, di poter fare, la strada che riterrà di intraprendere per consentire che quest'opera venga realizzata. Ragione sempre, non è più tempo di fare chiacchiere, ma non è più tempo che facciano chiacchiere, che si facciano chiacchiere in generale, perché di chiacchiere ne abbiamo sentite, noi siamo stati lontani dagli interessi, abbiamo governato insieme con il sindaco, è bene che se ne facciano, non si facciano chiacchiere e si facciano fatti. Decida l'amministrazione, questa è una mia opinione. Io ieri ho parlato col presidente della regione e gli ho rappresentato la difficoltà che vive la nostra città, una città straordinariamente bella, famosa, visitata, una città che è ancora un punto di riferimento per la nostra regione, che è ancora un punto di riferimento per il nostro paese, e merita di avere una struttura portuale che possa diventare il rilancio non solo di Diamante, ma dell'intero Tirreno Cosentino e anche della nostra regione. Bene, se l'amministrazione pensa che la regione è una palla al piede, se l'amministrazione pensa che, e ne avrà le ragioni, perché io non conosco gli atti, ma gli amministratori conoscono meglio di me tutto quello che è accaduto in questi mesi. Io sono fermo a alcuni mesi fa, quando ci fu una riunione in regione, venne informato di quello che era accaduto, cioè che eravamo alle porte di un cronoprogramma che avrebbe consentito la ripresa dei lavori. Bene, se da parte dell'amministrazione comunale c'è la coscienza, la conoscenza che la regione rappresenta un ostacolo, che il comune chieda, così come quando abbiamo sottoscritto la convenzione ha delegato alla regione le funzioni di cura del procedimento, chiede alla regione che gli venga restituita la facoltà di guidare tutte le procedure che consentono di decidere se rescindere il contratto, se fare un'altra azione, tutte le azioni amministrative che l'amministrazione vuole mettere in campo, ma che lo faccia chi governa, questo è il punto, che lo faccia chi governa e che si assume le responsabilità delle azioni in relazione non solo alle questioni del porto, a tutte le questioni, chi governa la nostra città, e avrà, io credo, tutto il sostegno del Partito Democratico, ma di tutti i cittadini che sentono questa questione come una questione importante, che rappresenta il futuro dei loro figli. Io non sono stato mai amico del titolare dell'impresa. Ho avuto un rapporto molto istituzionale, non ho mai avuto un rapporto che è andato al di là di quelle che erano i rapporti tra il sindaco di una città e l'amministratore di questa società, per cui non ho nessun tipo di giudizio da dare soggettivo sulle persone. Non è stato mai il mio costume dare giudizi, mi sono sempre astenuto quando ho fatto il sindaco da dare giudizi e da consentire che si dessero giudizi su questioni che sono squisitamente istituzionali, che possono avere sfaccettature politiche, ma che riguardano rapporti tra l'ente comunale, l'ente regionale, in questo caso la società che a suo tempo ha vinto la gara d'appalto. Certo, noi non possiamo perdere l'occasione di avere questo porto e dobbiamo incalzare la regione. Io ieri ho parlato col presidente, che è pienamente disponibile ad incontrare il sindaco, che ricordo a me stesso ha ereditato anche lui la regione del porto di Diamante. Non è stata certamente la giunta
Oliverio a mettere in campo questo tipo di progetto, questo tipo di procedimento. La Regione deve continuare ad essere interlocutore del Comune e deve continuare ad essere interlocutore del Comune non solo per la questione che riguarda il porto. Io sono finito sui giornali dopo essere diventato segretario regionale perché fu pubblicato una mia intervento al Cinema Vittoria quando arrivò il presidente della giunta regionale dell'epoca, Giuseppe Scottini. Mi accusarono di aver, come dire, guardato con simpatia. Se tornassi indietro lo rifarei, perché io in quel momento rappresentavo la città, cioè il presidente della giunta regionale, avevo il dovere di guardare al presidente della giunta regionale come un soggetto istituzionale che poteva dare risposta alla mia città. Questo è il principio al quale io, negli anni in cui ho fatto il sindaco, mi sono ispirato, che è il principio di non andare in conflitto con le istituzioni sovracomunali, perché i conflitti con le istituzioni sovracomunali non portano mai da nessuna parte. Bisogna avere pazienza, e se se ne ha avuto bisogna averne ancora di più, e se si è chiamato bisogna continuare a chiamare, e se si è andato bisogna continuare ad andare, perché questo è il dovere che ha chi governa una comunità, di non perdere mai di vista l'obiettivo. E l'obiettivo non si raggiunge delegando ad altri quello che invece si può fare da sé. Io sono convinto che l'amministrazione ha ragione, che la città ha ragione, che bisogna fare una battaglia per il porto, senza perdere davanti l'obiettivo. L'obiettivo è quello appunto di fare il porto, perché guardate, lo dico con molta franchezza, se qualcuno pensa che sulla vicenda del porto sono iniziati i fuochi d'artificio per la campagna, per la prossima campagna elettorale, per le prossime comunali, io credo che abbia sbagliato indirizzo, perché questa è una città intelligente, un popolo intelligente che conosce tutti noi, sa chi siamo, sa da quale storia veniamo. Diceva il presidente della provincia, del consiglio provinciale, Cecchino Principe, che il riformismo ha sulla base, soprattutto per chi fa attività politica e rappresenta le istituzioni, due questioni fondamentali. La prima è vedere da dove si viene, e vedere da dove si viene significa quello che si è fatto, quello che si è rappresentato, quello che diciamo si è prodotto in una comunità, e avere chiaro quello che si vuole fare. Io credo che proveniamo tutti da questa storia, io credo che noi dobbiamo guardare a quello che si deve fare, mettendoci in cammino insieme. Io do ancora la mia disponibilità a tutta la città, la do all'amministrazione comunale, non solo sulla vicenda del porto. Sarei potuto essere più utile se ci fosse stato un rapporto diciamo più stretto tra di noi, non è dipeso da me. Più volte io mi sono reso disponibile a incontrarmi con gli amministratori, più volte li ho sollecitati a fare riunione con il loro parlamentare, più volte ho dato la mia piena disponibilità ad essere a disposizione, umile servo della mia città, perché ne sono profondamente innamorato. La ribadisco davanti a Telediamante, ancora una volta la mia piena disponibilità a sostenere la città e l'amministrazione comunale nelle battaglie che nella sua autonomia istituzionale giustamente intenderà portare avanti. Qualcuno vuole intervenire? Vengo io da qui. Io mi devo congratulare con il PD per questo incontro molto importante, dove siamo uniti le varie istituzioni e soprattutto i cittadini. Mi riferisco a quello che il nostro sindaco ha detto, cioè che abbiamo fatto troppe parole, sono d'accordissimo. Io con Telediamante ho seguito tutto, ho tutto registrato, una telenovela quella del porto. Stasera invece siamo tutti uniti e sono d'accordissimo con il nostro onorevole quando dice che tutti insieme, istituzioni,
e lui che è al di sopra anche, con la carica di onorevole, con i cittadini, dobbiamo fare in modo che dobbiamo superare i vari attriti che ci sono stati o che ci sono e risolvere la situazione in porto, perché Diamante non può stare, come io dico, quello lì con un cazzotto nell'occhio che è il nostro porto. Quindi tutti insieme, caro onorevole, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, soprattutto di voi istituzioni, perché la risoluzione di Diamante sta a cuore a tutti e dobbiamo risolvere. Grazie. Qualcun altro? Io ritengo, che sia opportuno riflettere su questa questione per un fatto molto importante, perché questa è una via ed è l'unica via che Diamante ha per realizzare, non ce ne sono altre. Cioè, per cui se uno, ecco, come ha detto Ernesto, ma ritengo, come penso che Gaetano abbia deciso di fare, quella di che l'amministrazione comunale in prima persona debba portare avanti questa iniziativa, un'iniziativa di confronto, di sollecito. Cioè, la regione è titolare, perché io ero sindaco all'epoca, venne revocato dalla regione la delega per il porto canale e se ne assunse la regione. La regione aveva le titolarità e fautori di questo finanziamento fu il vicepresidente della giunta regionale, l'onorevole Nicola Tarpa, che venne a Diamante, fece una riunione con gli imprenditori disponibili a impegnarsi per la realizzazione del porto e poi a sua volta prese la delega e fece un bando di gara. Cioè, avere la regione come centro, diciamo, erogatore di finanziamenti, ma anche come, diciamo, come ente di gestione del finanziamento, era un fatto importante. E in effetti ci fu una serie di questioni, iniziano con l'appalto, denunce eccetera, per cui si bloccò per 4-5 anni. Poi ci fu il problema del nulla osta ambientale, andammo alla Presidenza della Repubblica per avere il nulla osta ambientale. Poi ci fu, si scoprì che Atlante, la grande città scomparsa, era sotto il porto di Diamante, e si inventarono che c'erano, e sono gli stessi promotori delle iniziative, sono quelli che sostenevano che c'era un inquinamento ambientale, che c'era rilievi di grosso valore storico nell'area del porto, per cui ci fu l'altro blocco. Poi devo dire che anche l'amministrazione comunale, per approvare la variante, all'epoca impegnò intorno ai 2 anni e mezzo, 3 anni, per cui l'impresa, di cui io non sono un difensore, ma l'impresa non fece nessuna richiesta, l'impresa non chiese nessuna richiesta di danno, rinunciò ai danni eccetera, si arrivò a una rielaborazione, quindi a una riarticolazione del finanziamento che l'amministrazione stipulò. Poi a quel punto, ecco, il problema è questo: il sistema di relazioni tra due enti, comune e regione, è il sistema di relazione con l'impresa, perché essendo l'impresa il soggetto attuatore del finanziamento deve essere un interlocutore continuo del comune, quindi i problemi dei ritardi, ecco, uno una volta per tutto deve analizzare, ecco perché ci vuole un confronto tra comune, regione e impresa, mettersi al tavolo e stabilire, insomma, delegare degli estranei alla questione da un punto di vista istituzionale, e penso che sia una grossa responsabilità, perché poi quelli che hanno, diciamo, lasciamo perdere la buona fede delle persone, dei commercianti, dei coe, ma i gestori di questa protesta sono alcuni che hanno una loro coerenza, e devo dire per esempio gli ambientalisti, che sono sempre stati contrari al porto, continuano a essere contrari al porto e non si discute. Però c'è anche un fatto che l'amministrazione ha delegato, e devo dire che poi, come diceva Ernesto, no? Lui non è che c'è un rapporto, si conosce l'impresa, ma non per questo però un ente può diffamare un'impresa, perché io ho visto che sul bollettino comunale sono stati dati dei dati personali che riguardano l'impresa, che possono essere
oggetto anche di una querela, di una diffamazione, cioè un ente pubblico deve mantenere, diciamo, rapporti istituzionali, non diffamatori. Perché se uno crede alla possibilità di mantenere in vita un finanziamento, il sistema di relazione è importante. Cioè deve essere il presidente Olivero in prima persona a decidere cosa fare di questo lavoro. Cioè la regione deve dire che posizione ha, fare andare avanti l'impresa, assumersi la regione alla gestione dell'impresa, ma non si può azzerare. Azzerare significa perdere 8-9 anni di tempo. L'azzeramento, cioè quindi togliere di mezzo il porto, la realizzazione, tutti i permessi che ci vuole, significa tornare indietro 10 anni. E ritengo uno che ha vissuto già due esperienze, il porto canale e questo porto a mare, obiettivamente non si può assistere a una cosa del genere. Il problema è che ci vuole un incontro chiarificatore tra comune, regione e impresa e definire in termini precisi, nel senso che l'attività deve andare avanti o indietro. Noi sappiamo benissimo che poi le parole, giustamente come diceva Gaetano, ci sono, volano, però scritta male, cioè c'è un contratto, si deve vedere come questo contratto viene rispettato, qual è il ruolo che ha un'amministrazione comunale, che obiettivamente un'amministrazione comunale che va a protestare e va in un comitato, almeno c'era un assessore che rappresentava l'amministrazione in un comitato, non è una cosa bella. L'amministrazione deve avere un rapporto istituzionale che può essere anche di lotta, anche di protesta, però se uno sentiva quelle parole, insomma, no, che uno anche, alcuni hanno anche diffamato le persone, no, questo non è una cosa bella. Cioè io ritengo che essere sindaco in un paese significa avere rispetto per gli altri, significa avere rispetto per le persone e chiaramente farsi rispettare, però i motivi per farsi rispettare ci sono. Il comune di Amante ha firmato una convenzione, chiede il rispetto di questa convenzione e lo deve chiedere alla regione e all'impresa, e quindi anche la direzione dei lavori che deve relazionare sull'andamento dei lavori, i controlli che si fanno, cioè è tutto questo il sistema. Cioè una volta per tutte il sindaco fa bene, io voglio andare fino in fondo, però tornare indietro significa peggiorare la situazione, cioè azzerare tutto, significa che il comune dell'area non avrebbe nessun problema, si aprirebbe un contenzioso almeno, stando alla media italiana, ventennale, e quindi sarebbe una cosa che noi dobbiamo ancora vedere rimasti lì, il progetto in attuale. Quindi è opportuno che ci sia un incontro istituzionale decisivo con la regione e una volta per tutti si chiarisca, perché se noi continuiamo a fare una manifestazione al giorno, una cosa senza fine, ritengo che secondo me l'impegno che deve prendere Ernesto e il sindaco è quello di portare la regione a un incontro definitivo con l'impresa, alla presenza del direttore dei lavori, di tutti, e i problemi si risolvono istituzionalmente. Cioè è giusta la lotta, non è che la lotta è giusta e necessaria, però deve essere una lotta fatta con trasparenza, senza accusare la gente. Ma se uno vede i fatti, noi pensiamo che un lavoro che è iniziato, o meglio, che è stato appaltato nel 1999, non è che l'impresa ha ritardato di sua volontà il lavoro, ha avuto denunce, esposti, sequestri, addirittura è stato fermo un anno perché l'ARPACAL ha denunciato il rumore delle gru e delle pale meccaniche e l'impresa ha perso un anno. I lavori sono stati sospesi per un anno dall'ARPACAL. Poi pensa a tutti i ricorsi dal punto di vista ambientale, alle denunce. Sono venuti i sommozzatori del nucleo speciale di Messina a vedere, cioè, ma stiamo scherzando? Noi siamo uno Stato dove l'iniziativa privata è fondamentale. Cioè, non è che sia, però l'iniziativa privata uno deve rendere la possibilità di realizzare. Cioè io non penso che uno dopo 20 anni, dopo che ancora hanno iniziato i lavori, si trovi così, senza poter chiedere danni perché ha rinunciato. Queste sono le riflessioni che qualcuno deve fare. Se poi ci sono altre mentalità che isolano da quelle dei cittadini, che sono quelle di danneggiare una persona, di colpire la persona,
di far perdere il finanziamento per tornare a zero e alimentare speranze di altro tipo, questi sono altri discorsi, però ritengo che correttamente la scelta di un ente, di un'istituzione è quello di arrivare a un tavolo preciso e specifico con la regione, il comune e l'impresa a definire una volta per tutte una questione che non può essere oggetto di speculazioni perché è una questione vitale per il paese. Il porto è l'unica vera possibilità di sviluppo che c'ha questo paese, quindi rinunciare e tornare indietro di 20 anni, di 30 anni sarebbe sbagliatissimo. Io lo faccio da qui, non c'è... Sì. Lo faccio l'intervento a titolo di presidente responsabile, chiamata come lo volete voi, dell'associazione albergatori. La faccio perché nell'intervento di Ernesto Caselli è insito sia la motivazione per la quale noi abbiamo preso posizione sul porto e un po' per la risposta. Noi pensiamo che la questione porto ormai a diamante dura nell'ultimo episodio a 20 anni, 12, 17, 18, non ti so, ma è una storia che comincia 40 anni fa, quando io avevo molti più capelli, tutti eravamo più giovani, qualcuno forse non c'era di voi. Più di 40 anni, bravo. La motivazione del perché abbiamo sostenuto le motivazioni, le prese di posizione del comitato cittadino è perché questa cosa potesse smuovere quelle che erano le acque stantie, le acque veramente ferme, stagnanti della questione porto. Perché tante cose, piccole cose, senza voler entrare nei tecnicismi, nei meccanismi di riferimenti personali, eccetera, che diceva Ernesto Caselli adesso. Ah, dottore, come stai? Facciamo finire la telefonata. Fatta la parentesi. Stavo dicendo che proprio perché tutta una serie di motivazioni, una serie di perché che questi lavori sono fermi da anni eccetera eccetera, tanti cittadini, tanti operatori piccoli, grandi, importanti, meno importanti, che comunque sostengono l'economia di questo paese, erano completamente all'oscuro. Quindi qualcosa che smuovesse le acque, che smuovesse lo stato delle cose per avere una risposta ai tanti interrogativi, alle tante domande senza risposta che negli anni si sono susseguiti, per noi è una cosa giusta. La motivazione è questa, ma la nostra posizione all'interno del comitato, infatti l'abbiamo messa anche per iscritto con i nostri due rappresentanti, Paolo Romagno e Mauro Gimigliano, che comunque la posizione dell'amministrazione comunale, che mi pare, non ho sentito intervenire il sindaco, qualcuno mi riferiva, che di andare fino in fondo, cioè nell'appurare quali sono le motivazioni. Ovviamente è quella del grande confronto, senza litigio, perché ogni litigio, sono d'accordo con quello che diceva Ernesto prima, Ernesto Caselli dopo, il fatto che ogni litigio, ogni scontro sicuramente porterebbe a uno sfacelo completo. Aggiungo che se è vero le cose, perché poi tutte queste cose all'interno della questione porto si dice, si sente, qualcuno pensa, qualcuno dice, però questioni chiare sul tappeto non ce ne sono mai state. Questa è la ragione per cui, se c'è la volontà dell'amministrazione nel portare avanti questo tipo di confronto in maniera tale da non dare adito più a diatribe, ma soprattutto a rinvii sine die del problema porto, noi come albergatori siamo perfettamente d'accordo e sosteniamo qualsiasi iniziativa che vada in questo senso. Sì, ma voglio dire, no, parlo a braccio, parlo, ci sentiamo. Io invito tutti quelli che hanno
competenza in materia e che possono farlo, a prendere la strada più breve possibile. Perché il porto a diamante significa novità, significa cambiamento, significa incremento, significa un'economia che si rimette sulla strada, significa che i nostri figli possono finalmente, forse, perché credo, io ci credo fermamente che il porto possa portare una svolta decisiva, possono rimanere nel nostro paese. Diamante sta diventando un paese di vecchi. Io lo so perché insegno, vedo nelle scuole superiori, vedo che i nostri ragazzi se ne vanno e non hanno intenzione di tornare. Quindi questa questione è una questione che va al di là del fatto specifico, perché è una questione che coinvolge il futuro del nostro paese e il futuro proprio delle future generazioni. Quindi cerchiamo di fare in modo che la cosa si risolva nel più breve tempo possibile, con la più grande mobilitazione. Una mobilitazione che deve andare dal partito, alle forze politiche, alla cittadinanza, alle istituzioni, a tutti quelli che possono mettere in atto un'azione forte, decisiva, ma forte, un'azione fortissima, un'azione di lotta, perché il problema si deve risolvere. Io penso che tutti noi vediamo la realtà com'è, tutti quanti, vedo che insomma tanta gente che non riesce a quadrare i conti e fa i salti mortali. Quindi cerchiamo di pensare a questa questione come una questione di vitale importanza, al di là di tutto, al di là di chi la gestirà, però io ritengo che ci voglia un'alleanza fortissima tra tutte le forze politiche del nostro paese, tra tutte le istituzioni e i nostri rappresentanti. Ernest Magor ha voce grossa, la può fare come in tutte le vesti, in tutti i suoi ruoli istituzionali, può essere per noi uno strumento importante per poter risolvere il problema anche presso la regione. La regione deve agire in una maniera forte, così come agisce il nostro paese. Quindi tutti i soggetti istituzionali hanno delle grandissime responsabilità, tutti quanti, tutti, e tutti se le devono assumere da domani. Io volevo aggiungere semplicemente una cosa. Uno delle momenti più difficili miei quando sono stato sindaco e quando una mattina sono arrivato al comune a prendere massimo come al solito e ho trovato il paese sequestrato. Diamante, ti ricordi mai? Sì. Fu trattato come se fosse Corleone, il mercato, i marciapiedi, ricordi? Io ho reagito facendolo sciogliere dalla fame e sfidando anche i magistrati, perché sapevo di avere ragione. Poi quella vicenda è finita, fu tutto dissequestrato, sono stato assolto, mi pare che me ne è rimasto uno, il procedimento, quello per la vitumazione della strada della Riviera Brera, mi ricordo quale che coscientemente fece asfaltare, e se tornassi dietro lo farei di nuovo, perché quando si fanno le cose nell'interesse del paese bisogna sfidare chiunque. E ho potuto constatare in quella circostanza che quando ci si mette a capo della comunità su problemi giusti, la comunità ci segue, perché la comunità ci dà il consenso, anche il consenso elettorale, la fiducia elettorale, per essere noi protagonisti della battaglia. Questo è il punto fondamentale per il quale mi sono sentito, vedendomi assolutamente non essendo stato aperto con me nessun ragionamento, pur essendo il parlamentare di questa città, e l'ho aperto l'interlocuzione in un momento in cui mi sarebbe convenuto, perché si vuole tra qualche mese, non aprire conflitti.
E l'ho aperto proprio per questo, per dimostrare ancora una volta alla mia città che non mi interessa il consenso di 500-600 voti, che a me interessa, come dire, lo sviluppo della nostra città. L'ho messo in campo adesso e continuerò a farlo con testardaggine, perché è fuori dal mondo che un parlamentare della città non sia, come è suo dovere, un punto di riferimento per la città. È fuori dal mondo un comportamento del genere, è fuori dal mondo, da qualsiasi modo di comportarsi, questo tipo di atteggiamento nei confronti del parlamentare della città. E lo dico davanti ai cittadini che ascolterà. Io sono a disposizione dell'amministrazione per come vorrà utilizzarmi, sono a disposizione della città. Una cosa non consentirò a nessuno: che si possano, attraverso le questioni che riguardano la città, mettere in campo strumentalizzazioni che guardano l'interesse, io dico e mi auguro solo politico di alcuni, mi auguro solo politico, perché a quel punto, se dovessi avere coscienza di ciò, io cercherò di mettermi a capo della mia comunità, perché sono il parlamentare di questa città. Lo dico con estrema franchezza, perché noi abbiamo bisogno di risolvere il problema della città da parlamentare, non da prendermi male, non a tutto pezzo, ma per candidarmi a sindaco alla prossima elezione amministrativa. L'ho già dichiarato, è stata una bella esperienza finita che riguarda il passato e non riguarda il mio futuro nella maniera più assoluta. Però sono parlamentare di questa città. E ho il dovere di guardare la mia comunità con attenzione, come se fosse perché è la mia famiglia, e questo compito che io ho fino a quando continuerò a rappresentare la città come parlamentare. Mi ricandiderò, non so in che collegio e in quale posizione, se continuerò a rappresentare la mia regione, il mio territorio e la mia città, non consentirò a nessuno di utilizzare questa città a fini che non siano i fini dell'interesse di Diamante e dei cittadini. Ci sono più interventi. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi e finalmente abbiamo chiarito alcune cose. Ringrazio il sindaco Gaetano, Ernesto Magorno, Ernesto Caselli e tutti quelli che sono intervenuti. E nel frattempo vi auguro un sereno Natale. Grazie.